Ciao a tutti ragazzi, qui è Alec e come vedete oggi siamo qui per una nuova guida e ne approfitto brevemente per darvi un aggiornamento rapido sul ritorno sul Let's Play di Clash of Clans, che come sapete è interrotto perché mi si è rotto il PC. Il PC arriverà dal 22 e il 26 agosto, quello nuovo, quindi massimo entro il 28 avrete nuovo episodio, nuovissimo episodio sul Let's Play di Clash of Clans, dove ci saranno tantissime novità, quindi non perdetelo. Detto questo, passiamo alla guida che oggi sarà sull'upgrade del villaggio. Qualcuno me l'ha chiesto a volte nei commenti di fare una guida su come sviluppare il villaggio non appena si sale di municipio, cosa fare per primo, a cosa dare priorità, eccetera, eccetera. Oggi faremo una guida e ne ho già fatte due di guide. Troverete la playlist in prima pagina sulle mie guide e lì troverete le altre due che riguardano il crescere velocemente senza l'uso di ISO di gemme e un'altra guida sempre sulla costruzione del villaggio per le clan war. Quindi andate a vedere quelle due guide se tante volte uno dei due argomenti vi interessa. Ma passiamo alla guida di oggi, che è l'upgrade del villaggio, e andiamo subito a scoprire che la primissima struttura da sviluppare, secondo me, quando si sale di livello di municipio, è il laboratorio, ragazzi. Fondamentale perché la prima cosa che dovete andare a sbloccare sono le nuove truppe di livello successivo. Quindi, prima possibile il laboratorio, in maniera tale che potrete fare il prima possibile le truppe di nuovo livello. Apriamo subito la parentesi truppe: che tipo di truppe andare a sviluppare per prime e quali dopo. Questo dipende da come voi farmate, da come voi raidate. Il raid è la cosa fondamentale perché vi porta risorse, quindi in base a quello che voi utilizzate per raidare dovete dare priorità all'upgrade delle truppe. Se voi usate arcieri e barbari, una combinazione di arcieri e barbari, in maggior parte arcieri, ovviamente svilupperete prima gli arcieri, poi i barbari e poi un altro tipo di tipologia di truppa. Che cos'è quest'altra tipologia di truppa? Quella che usate nelle clan war, che ovviamente sarà diversa da quella che usate per raidare. Io, per esempio, nelle clan war utilizzo i draghi, attacchi solo draghi, quindi è ovvio che una volta ho fatto salire arcieri e barbari, le unità subito dopo sono i draghi. Poi tutte le altre unità, ma prima di queste ultime unità che usate di meno o per niente, date priorità agli incantesimi. Fatti questi, poi andate a fare tutte le unità che restano, anche quelle che non utilizzate, lasciandole per ultimo. Dopo il laboratorio va fatta la fabbrica degli incantesimi. Innanzitutto, non l'ho detto, ma sarebbe ideale, appena si sale di municipio, fare in modo che si salga con i municipi pieni. Sì, con i municipi, con i magazzini pieni di risorse, in maniera tale da avere un grosso bonus per fare tutto quello che serve subito dopo e partire subito a bomba. La fabbrica di incantesimi è fondamentale se è disponibile nell'upgrade, perché uno slot in più magie vi cambia molto la vita negli attacchi, soprattutto nelle clan war. Avere un incantesimo in più da parte, non, oltre al fatto che sbloccando il livello sbloccherete anche un nuovo incantesimo, ecco, a livello 7 per esempio si sblocca la furia, a livello 6 la cura, a livello 8 si sbloccherà il salto se non sbaglio e così via. Quindi nuovo incantesimo, slot in più magie, fondamentale farlo subito. Ovviamente mettiamo che voi avete la coda, avete 4 muratori o 5 muratori, queste sono le prime due cose e ovviamente avete usato già abbastanza elisir, quindi adesso è il momento di utilizzare oro. Che cosa fate? Innanzitutto le mura, ragazzi, avete qui 25 o 50 pezzi in più nuovi, fateli subito da una parte, li mettete a mucchiare da una parte e fateli salire subito di livello con la maggior parte dell'oro che avete. Non dico al livello in cui siete, perché per esempio se state salendo al 7 avete tutte le mura a livello 6, non è che dovete fare salire tutte al 6, però magari almeno tutte al 5 e poi mano a mano farete quello al 6, lasciandovi comunque un po' di oro, perché la prima cosa che dovrete fare subito dopo è le trappole primis, che tanto quelle costano poco e sono immediate, fate subito tutte le trappole e poi cominciate a fare le nuove strutture difensive, che siano cannoni, che siano torri arcieri, che siano torri del mago, bombarde, insomma, tutte le nuove strutture difensive e da costruire, mettere subito in costruzione e in futuro, prima di sviluppare qualsiasi altro nuovo livello di struttura, dovete portare a paro le nuove strutture difensive. Quello è il primo obiettivo, oltre che portare a paro il muro, in maniera tale che poi potete cominciare a sviluppare tutte le nuovi livelli di difesa una volta che avete tutto a paro, e stesso discorso per il nuovo livello di muro disponibile. Da parte lasciate per le ultime di strutture difensive un po' secondarie, secondo me, come per esempio le Tesla, diciamo che sì, sono una sorta di trappole ma barra struttura difensiva. Lasciatela magari per ultimo, non date priorità, fatela appena la sbloccate, ma non date priorità a farla salire, date priorità a far salire qualcos'altro. Ovviamente certi dicono: ok, ma qual è, una volta che ho portato a paro tutte le strutture, qual è la struttura che io poi comincio a oppare per prima?
In genere si parte da che cosa? Si pensa che si parte in base a quella più forte, quella più utile, e ed è una logica possibile. Quella che adotto io è diversa. La logica che adotto io è quella di mantenere, come sapete, sempre e comunque la coda di costruzione in continuo. Una cosa fondamentale se volete crescere velocemente. Quindi la logica è fare una struttura che costa tanto qualora io abbia risorse, abbia tempo per attaccare, e quindi faccio subito adesso che ne ho tante. Quelle più costose, e lasciarmi quelle meno costose, come ad esempio i cannoni e le torri degli arcieri, per i momenti in cui magari sarò meno presente e potrò accumulare meno risorse, quindi potrò fare strutture di un certo livello a livello di costo. Quindi è inutile che voi fate subito tutti i cannoni, subito gli arcieri, lasciate poi le bombe alla fine, perché le bombe, nel senso, una cosa potente alla fine, tipo il bombardeo e le contrarie costano tipo, le torri del mago costano tipo tantissimo, e poi magari se vi capita qua settimana che siete poco presenti non potete farle perché non riuscite a accumulare l'oro necessario e la coda salta. Quindi il consiglio è guardare bene la coda. Per esempio la miglior cosa è questo, innanzitutto adesso le trivelle. Prima di fare la parentesi che volevo aprire, parliamo anche delle trivelle. Appena salite all'8, 9 e 10 avete le trivelle, quelle dovete farle subito, date priorità a queste perché vanno fatte, perché è un guadagno di elisir nero fondamentale, perché le cose cominceranno a costare tanto, l'upgrade degli eroi e l'upgrade anche delle truppe nere costerà parecchio, non è facile come sapete fare nero, quindi fondamentale portare, fare le trivelle e il deposito ragazzi di nero, perché ricordate che se voi avete la massima capienza, io per esempio passo all'8, ho già portato il barbaro a 5, il livello 6 costa 22.500, la massima capienza è 20.000, magari arrivo che ce l'ho quasi pieno. Porto subito il deposito al massimo livello disponibile in maniera tale che ho il range possibile per poi accumulare e fare cose nuove, perché l'importante è sempre cercare di sbloccare il prima possibile tutte le cose nuove in maniera tale da poterle fare in continuo. La parentesi che volevo aprire prima è sulle difese aeree. Le difese aeree sono quelle che, come sapete, ci mettono di più a farsi. Per esempio, se non sbaglio, il livello 5 ci mette tipo una settimana, 8 giorni, non ricordo, 6, 7, 8 giorni, non ricordo. Quindi, essendo quelle più lunghe, tenetevele per i momenti di non attività, perché vi occupano la coda per tanto. Se voi quel periodo siete assenti e non riuscite a mantenere la coda, mettete a fare queste cose lunghe in maniera tale che vi copriranno la coda per diversi giorni. Quindi in questa logica, ragazzi, la logica dell'upgrade deve essere sempre quella di cercare di mantenere la coda continua, perché poi tanto le bombarde le avete una settimana dopo, non vi cambia la vita. Poi è ovvio, se potete, se è possibile, è ovvio che a scanso di tempo, se voi avete sempre tempo, date priorità a quelle più forti. E quali sono quelle più forti e più utili? Sicuramente le bombarde, tra tutti, sono una delle difese più utili, soprattutto per gli attacchi raider, che gli attacchi da farming, ragazzi, molto spesso e volentieri sono con truppe come arcieri, barbari, goblin, spaccamuro, quindi le bombarde devastano queste tipologie di truppe. Quindi bombarde, torri del mago sono le due difese più devastanti. Ovviamente anche le difese aeree sono molto importanti per gli attacchi aerei, che però in farming si vedono già di meno, più che altro nelle clan war. Quindi dipende anche dalle vostre priorità. Se la vostra priorità è la difesa del villaggio, delle risorse, o la vostra priorità è la guerra, date priorità a strutture di un certo genere. È ovvio che in questa ottica cannoni e torri degli archi sono un po' quelle più deboli, quelle un po' di contorno, che magari possono anche aspettare. E detto questo, penso che più o meno abbia detto tutto sull'upgrade del villaggio e più o meno l'ordine da seguire in questo upgrade. Ho tenuto da parte cose come gli Archi X e Torre dell'Inferno, perché quelle riguardano livello 9 e 10, gli ultimi due livelli, ed è ovvio che appena le sbloccate, quelle è bene farle più prima possibile, ma questo rientra nel fatto di fare tutte le nuove strutture, come ho detto, e portarle a paro. Quindi in quel caso sono nuove strutture, non c'è niente da portare a paro, vanno fatte subito, perché come ho detto, prima di tutto le strutture nuove, poi portarle a paro se c'è bisogno, altrimenti se non c'è bisogno perché sono nuove, solo farle, perché comunque poi torri dell'inferno e Archi X sono delle ottime difese che vanno assolutamente subito fatte, perché servono molto alla difesa. Detto questo, sì, ho saltato qualcosa, per esempio non ho parlato dei magazzini. Magazzini è ovvio, secondo me ogni volta che si sale di municipio, se li si è portati già al massimo, più o meno si ha la capienza necessaria da subito per fare più o meno tutto quello che serve. Poi le cose più costose che vanno fatte, per esempio, ecco, se si passa al municipio a livello 7, già se si ha la capienza massima che si ha tutti e due i depositi al 10, 4 al 10, quelli che sia, già si ha una capienza necessaria per fare più o meno tutto. Se
se si portano all'11 prima di salire all'8, 4 milioni di capienza più o meno si può fare tutto, a parte qualcosa che magari costa 5 milioni, ma i depositi poi si possono fare dopo, non è che io appena salgo non do priorità ai depositi, i depositi vanno fatti salire ovviamente prima di passare. Questa, ecco, apro una parentesi, un'altra parentesi fondamentale: prima di passare, ragazzi, dovete assolutamente uppare tutte le difese, tutto quello che potete uppare. Perché? Perché quando salirete, il problema quale sarà? Voi troverete meno facilmente le risorse, perché ogni livello di municipio abbassa la quantità di risorse che voi potete rubare da un deposito di municipio più basso. Quindi più salirete di municipio, più avrete difficoltà a trovare risorse. Quindi approfittatene quando siete a livello di municipio basso per far salire tutto, in maniera tale da poter trovare, avere a disposizione anche più bottini quando fate la ricerca. Quindi questa è una cosa fondamentale. E con questo penso di aver detto tutto. Anche il Barbaro dice Alec, ragazzi, la potenza. E quindi ho concluso questa guida. Ragazzi, ricordate di lasciare un like, spero che sia servita. Commentate se vi siete accorti che mi sono dimenticato qualcosa. Lasciate comunque un commento, fa sempre piacere. Se potete, spammate e condividete il video dovunque. Se non avete ancora iscritto, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo. E dalle che è tutto, ragazzi, per questo episodio. Bella!